Parlerò, ma in consiglio comunale. Il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, non ha preso parte alla commissione controllo e garanzia convocata a Palazzo Cavallo da Francesco Romizzi, consigliere di Arezzo in comune, una convocazione che doveva fare chiarezza sullo scandalo delle consulenze Coingas. I motivi dell'assenza del sindaco sono stati motivati in una lettera. È stata l'assessore Lucia Tanti a portarla in Sala Rosa personalmente. Una scelta, ci ha detto Lucia Tanti, per dimostrare la presenza della Giunta e di conseguenza il rispetto della Commissione stessa. La mia assenza dai lavori della Commissione Controllo, scrive il sindaco, convocata al fine di avere maggiore contezza circa gli eventi che stanno interessando in questo momento il Comune di Arezzo, è dovuta alla necessità di non interferire in alcun modo nel lavoro che la Procura di Arezzo sta portando avanti in queste ore. Sarò presente in Consiglio Comunale in quella occasione, qualora dovessero esserci, risponderò alle interrogazioni, compatibilmente con la riservatezza che l'indagine in corso richiede, perché il Consiglio Comunale è l'organo di massima rappresentanza della città, al quale intendo dare tutto il rilievo che ha. Noi vogliamo vederci chiaro, alla luce di quanto sta emergendo rispetto alla gestione di Coingas, vogliamo vederci chiaro su tutte le aziende partecipate dove il Comune di Arezzo ha una quota importante e quindi dove vuole, dove decide su alcune questioni. Vogliamo capire come sono le consulenze anche in quelle aziende, compresa Estra, cioè Coingas, che è poi al centro della nostra attenzione, ma tutto il sistema del Comune di Arezzo. Credo sia importante sapere come vengono spesi i soldi. Io ho portato una consulenza fatta dal precedente amministratore di Coingas nel 2014, una consulenza pagata 35.000 euro, quindi 38.000 euro, quindi 10 volte meno di quella che oggi è l'attenzione dei giornali, quella con lo studio fiorentino, sulla quotazione in borsa di Estra. E quindi io mi chiedo, la consulenza c'era, questo io mi pongo un problema politico, la consulenza era già pronta, era già stata fatta, perché non utilizzare quella? Primo. Secondo, perché nel 2014 si spende 35.000 euro per una consulenza e oggi per questa cosa e oggi se ne spende 300? Trasparenza su tutti i 10 anni, perché in questi 10 anni, e parto dal discorso Coingas e quotazione in borsa di Estra, questa cosa deve essere già accaduta, cosa che non è mai avvenuta. Infatti la consigliatura che ha provato la possibilità di partecipare a Estra in borsa è stata la nostra, non quella precedente, nonostante avessero tutto il materiale già pronto. Ecco che la cosa che ho chiesto io a suo tempo, per quale motivo voi non avete mai approvato, e questo è un esempio, la quotazione di Estra in borsa, è toccata approvarla noi, per quale motivo loro non si sono sempre rifiutati, e verrà fuori poi da quelle che sono le consulenze, quello che a questo punto verrà fuori mentre si va avanti col procedimento. Ho accolto la proposta di Bardelli di ampliare l'indagine non solo agli ultimi 4 anni ma agli ultimi 10. Nessun problema, assolutamente. L'importante è non annacquare la cosa. Io voglio, per l'interesse dei cittadini di Arezzo, ovviamente, perché di soldi pubblici si parla, sapere velocissimamente tutte le cose che appunto ho chiesto. Abbiamo votato con i voti, sottolineo, solo della minoranza consigliare, di averle entro il 15 settembre. No, non ho votato perché non mi andava bene questa situazione. Io ho sempre detto che se le cose devono essere fatte, devono essere fatte per bene. Quindi deve averle tutte le consulenze e tutte le partecipazioni esterne e tutto quanto. Se no è perfettamente inutile.